Ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial dedicato alla grafica, in particolare al programma Corel Paint Show Pro. Io uso la versione X2 in quanto è una delle più recenti e quindi mi trovo meglio. Innanzitutto possiamo dire che come programma è molto semplice da usare e anche molto intuitivo. Infatti, a differenza magari di altri che richiedono una conoscenza più approfondita e tutto, qui in pochi passaggi riuscite già a fare delle cose molto belle ed è questa un po' la differenza sostanziale rispetto ad altri programmi, ovvero negli altri programmi che magari sono anche più potenti e tutto, però più professionali anche, però magari per dare un effetto, un determinato effetto all'immagine bisogna fare più passaggi. Mentre qui alcune cose sono veramente immediate, in un passaggio si riesce a fare tutto. E questo comunque è molto importante per tutte quelle persone che diciamo si stanno avvicinando alla grafica per la prima volta. E quindi appunto è un programma molto utile. E come tutti i programmi, tanto per dare uno sguardo all'interfaccia, come tutti i programmi ha delle funzioni comuni, diciamo alle applicazioni di Windows. Sono i soliti comandi di file, apri, salva, salva con nome, salva come copia, oppure anche il copia e incolla. Alla fine, cioè, il discorso è sempre lo stesso. L'unica cosa che qui ovviamente, per esempio, se andiamo nel copia e incolla abbiamo più opzioni, perché ovviamente facendo grafica abbiamo bisogno di cose diverse. Poi diciamo, a parte questi due menu, poi gli altri sono proprio specifici del programma. E quindi per partire, diciamo come prima cosa, apriamo una nuova immagine, quindi andiamo File, Nuova e apriamo praticamente una nuova tela. E qui possiamo impostare larghezza, altezza, comunque avete anche tutto scritto, quindi larghezza e altezza e la cosa importante è che bisogna mettere pixel, a meno che uno magari non voglia stampare delle cose e allora è meglio centimetri, anche perché uno si regola meglio con le dimensioni, non so se magari volete stampare una 3, una 4, allora dovete mettere centimetri, però comunque se in genere cioè, si lavora per cose che poi rimangono a video, quindi i pixel vanno benissimo. Poi un'altra cosa da impostare è se volete uno sfondo raster, ovvero un'immagine che ha già uno sfondo bianco, oppure voi qui potrete scegliere il colore con contagocce e andate a scegliere il colore del vostro sfondo. Però io setto sempre trasparente perché così almeno c'è più libero, anche perché se poi voglio inserire uno sfondo faccio presto inserirlo ed ecco la nostra immagine e quindi da qui possiamo partire a fare la nostra creazione. Poi un'altra cosa è aprire un'immagine già esistente. Quindi possiamo fare file, apri e andiamo a cercarla nelle nostre cartelle e via dicendo. Oppure se abbiamo già la finestra aperta, allora prendiamo la nostra immagine, la trasciniamo direttamente e questa si apre. E da già che ci siamo, magari possiamo vedere una cosa che mi hanno chiesto proprio ieri, e comunque è una delle domande frequenti, ovvero magari chi è alle prime armi, le prime volte non sa bene come ridimensionare un'immagine, quali parametri dare e via dicendo. Per esempio, noi abbiamo questa immagine, vediamo che comunque, cioè, è molto grossa. Da cosa lo vediamo? Da questa percentuale, 50%. Vuol dire che questa immagine è comunque scalata al 50%. Cioè, questo è, noi qui vediamo il 50% dell'immagine. Infatti, se zoomiamo, ecco, questa è la dimensione dell'immagine originale. Infatti vediamo che non è né sfocata né niente, perché questa appunto è la dimensione normale e lo vediamo perché la percentuale è arrivata al 100% e quindi vuol dire che appunto questa è la dimensione dell'immagine, quindi veramente cioè, enorme. Come fare a ridimensionarlo? Per esempio noi vogliamo mettere questa immagine nella nostra tela qui, che
perché ovviamente allora per fare queste cose bisogna settare tutto, cioè mettiamo la nostra tela al 100%, bisogna tener conto di queste percentuali. E poi, allora, qui abbiamo la nostra immagine, in questo momento è al 30%. Vabbè, ovviamente questo non è un metodo professionale, sicuramente, però è molto semplice e banale. Cioè voi semplicemente spostate la finestra qui, sopra la vostra tela, e col mouse vedete ingrandite o diminuite, è tanto da vedere quanto, fino a che percentuale l'immagine può essere contenuta nella vostra tela. Per esempio, non so, se la metto così, ovviamente, cioè, questa immagine qui è più grossa di quella sotto, quindi non va bene. Però se per esempio la metto così, vedo che potrebbe starci. E quindi allora come faccio a ridimensionarla in queste dimensioni per farla diventare proprio così come la vedo a video? Devo guardare qui e vedo il 30%. Allora vado in immagine, ridimensiona, mi si apre questa mascherina e io devo andare qui in dimensioni in pixel, assicurandomi che qui ci sia settato il percentuale, mi raccomando, e quindi qui andate a inserire 30, che sta per 30%, ovvero la vostra percentuale che avete visto prima sull'immagine. Poi vabbè, qui le varie opzioni, più che altro sì, se avete questa qui ridimensiona tutti i livelli. Adesso in questo caso, cioè, non conta niente perché abbiamo un'immagine che è su un unico livello, però se magari avete un'immagine con più livelli e volete ridimensionarne solo uno, allora dovete lasciare libera questa opzione, perché sennò vi ridimensiona tutti i livelli. Comunque, cioè, alla fine è tutto scritto, è anche facile da capire. Quindi diamo ok. E vediamo che la nostra percentuale qui da 30 è data al 100%, ovvero, tanto per capirci, se noi copiamo facendo CTRL C, andiamo nella nostra tela, CTRL L che sta in copia come nuova immagine, vediamo che c'è la copiata in queste, proprio nelle dimensioni che erano qui. Quindi, cioè, basta che voi scalate l'immagine più manualmente col mouse o con la lente di ingrandimento, dovrebbe essere qui con lo zoom, e poi vedete la percentuale, l'andate a mettere in immagine, ridimensiona e mettete la percentuale. Infatti, cioè, forse per capirlo meglio, se noi adesso torniamo alle dimensioni di prima, per tornare indietro dovete schiacciare CTRL Z e tornate indietro. E ecco, questa era la nostra immagine di partenza, quella molto grossa. Adesso proviamo a copiare questa, la incolliamo. Vedete che è enorme, perché appunto qui era nelle dimensioni originali. E poi, quindi, questo è comunque un comando da conoscere, perché può sempre servire. Comunque, scalando l'immagine così a video è anche molto facile e intuitivo. E poi niente, adesso questo primo tutorial, diciamo, molto veloce, proprio per introdurre un attimo anche gli strumenti. Tutti questi strumenti sono strumenti da disegno e ovviamente si attivano quando avete comunque attiva una finestra o un'immagine. Sono tutti pennelli, timbro, gli ornamenti, strumento di testo, poi li vedremo in seguito. Di qui abbiamo la palette materiali, qui possiamo andare a settare i colori, anche i gradienti, qui motivi, cioè comunque avete anche molta scelta di cose. Poi comunque a seconda, sui tutorial si vedono bene queste cose. E appunto, colore in primo piano, colore di sfondo. Poi qui abbiamo i livelli, vabbè, adesso qui abbiamo tre livelli perché abbiamo cancellato l'immagine di prima. E comunque vabbè, magari dedichiamo la prossima lezione ai livelli, quanto comunque sono molto importanti per capire proprio la logica del programma. Purtroppo 10 minuti passano in fretta e alla fine non è che si riescono a spiegare tante cose. Comunque spero di essere stata chiara e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!